Buonasera, sono Maurizio Zanardi delle edizioni Cronopio. Vi saluto e vi ringrazio a nome di tutti i soci della casa editrice. Stasera presentiamo il libro di Walter Procaccio, Il neurone bugiardo, con un sottotitolo particolarmente incisivo e tagliente, per di più il libro esce in una collana che si chiama Rasoi, quindi un sottotitolo che recita perché psicoanalisi e neuroscienze non hanno quasi nulla da dirsi, e credo che intorno a questo quasi si svolgerà gran parte della discussione. Detto questo, sarò molto rapido perché queste presentazioni in genere sono faticose. I nostri interlocutori, coloro che discuteranno, mi sembrano in ottima forma per mia e vostra fortuna, però voglio dire qualcosa sul libro, innanzitutto, che abbiamo già presentato in casa editrice nella nostra sede, una discussione molto appassionata anche con Sarantis Stanopoulos e Silvia Vizzardelli. E questa, diciamo, presentazione è all'interno di un ciclo di presentazioni che facciamo anche per celebrare i 30 anni della casa editrice. Quest'anno, nel 2020, Cronopio compie 30 anni. Un po' un miracolo, visto che siamo quasi del tutto autofinanziati, ma ovviamente sta a voi decidere se la nostra casa editrice ha ancora un senso, perché credo che il senso non sia dato dalla durata di una casa editrice, dalla durata di un'impresa, ma dall'intensità e dalla capacità di lasciare un segno. Ci possono essere imprese che durano pochissimo e restano memorabili, e imprese che durano tanto e restano e si dimenticano molto presto, appena finiscono. Quindi non è tanto la durata che decide, ma l'intensità. A voi giudicare se riusciremo a mantenere un'intensità anche nei prossimi anni, che speriamo, come dire, facili da gestire, perché, come immaginate, la situazione non è facilissima. Comunque, detto questo, noi abbiamo dedicato quest'anno, molto prima, a dire la verità, della pandemia, alla questione dello spazio. Quindi faremo tutto, abbiamo già fatto e faremo una serie di iniziative dedicate allo spazio. Abbiamo tenuto dei seminari sugli scritti sull'architettura di Jacques Derrida, un filosofo che amiamo moltissimo e che riteniamo, la cui lezione riteniamo decisiva ancora oggi. Abbiamo organizzato un seminario col Dipartimento di Architettura sugli spazi urbani a Napoli, nuovi spazi urbani. Per chi non lo sapesse, Napoli è un luogo in cui sono in atto alcune straordinarie esperienze di autogestione di spazi che erano vuoti e abbandonati da parte di comunità di giovani artisti, musicisti, teatranti e via dicendo. Quindi un valore, e secondo noi, massimamente politico di questa iniziativa. Speriamo di vedere alcuni film di Marcello, un documentario di Marcello Sannino su Porta Capuana, uno degli spazi più significativi a nostro avviso della città di Napoli, e di vedere il suo primo lungometraggio, che è stato visto solo a Rotterdam. Lo avevamo previsto, ma siamo stati fermati dalla pandemia. Continueremo, e chiudo su questo, a discutere di un tema che ci sembra oggi decisivo e su cui stiamo lavorando con un seminario lungo sulla casa, sulla questione della casa oggi, dell'abitare, della domesticità dopo questa esperienza, no? Il tema della casa, che ci sembra, diciamo, di grande attualità e che richiede una seria discussione. Allora, io ringrazio adesso la disponibilità di Manuela Fraire, con cui abbiamo avuto rapporti anche mediati da Angela Putino, una filosofa, una femminista che voglio ricordare stasera, scomparsa molti anni fa, adesso sono più di 10 anni, credo. Stefano Oliva, filosofo. Un bel libro su Wittgenstein, la musica, il gesto, l'atmosfera, amico anche del nostro Walter Procaccio. E Walter Procaccio, che oltre ad aver pubblicato questo libro con noi, voglio ricordare anche un altro volume da lui curato, che si chiama Oblio, e che è un volume collettivo e che sarà presentato e discusso, credo, il 16 luglio, non vorrei sbagliarmi,
Milano. Non il 16 luglio, ci dirà Walter Procaccia, il 1 luglio, quindi imminente. Allora, detto questo, io vi ringrazio ancora, ringrazio coloro che animeranno la discussione questa sera, esco di scena, ho parlato pure troppo, e lascio la parola a Stefano Oliva, che credo condurrà un po' la serata. Grazie ancora a tutti. Bene, buonasera. Allora, ringrazio a mia volta gli organizzatori e Walter Procaccio, che è l'autore del libro che oggi presentiamo, Il neurone bugiardo, perché psicoanalisi e neuroscienze non hanno quasi nulla da dirsi. E, come diceva già Maurizio Zanardi, è quel quasi il campo di battaglia nel quale ci installiamo e che probabilmente sarà al centro delle nostre riflessioni. E oltre all'autore, che ricordo è psichiatra e psicoterapeuta responsabile della comunità terapeutica Airone di Orvieto e già allievo di Armando Ferrari e Luciana Bondematte, insieme a Walter Procaccio abbiamo questa sera Manuela Fraire, psicoanalista, membro ordinario della SPI e una delle principali voci del femminismo italiano. Oggi perché appunto abbiamo l'autore Walter Procaccio e Manuela Fraire? Beh, anche a testimonianza di questa doppia anima del libro, di queste due figure che mobilita, che sono appunto racchiuse in realtà già nella persona e nella professione di Walter Procaccio, che appunto, come dicevo, è psichiatra e psicoterapeuta. È questo dualismo che, diciamo, è una contingenza, è legata alla biografia di Walter Procaccio, è legata alla sua professionalità e lo ha messo in contatto con una serie di problematiche che, appunto, incontrate nell'ambito della pratica clinica, lo hanno condotto però a riflessioni che hanno uno spessore teoretico molto, molto rilevante. Diciamo che il libro di Walter Procaccio prende le mosse da un problema legato appunto al rapporto tra, potremmo dire, psichiatria e psicoanalisi, e attraverso, diciamo, il dualismo che sarà centrale in tutto il libro tra testo e neurone, giunge ad aggredire il problema speculativo del rapporto mente-corpo. Quindi il livello che raggiunge la discussione è via via sempre più speculativo. E appunto Walter Procaccio si trova a fronteggiare alcuni problemi, potremmo dire, diciamo, che da sempre hanno tenuto occupata la filosofia. Per esempio, il problema del monismo o del dualismo, il già citato problema del rapporto mente-corpo, e anche questioni legate all'epistemologia, e allo statuto di alcune discipline che in particolare appunto vengono intese come scienze dure o pseudoscienze. Diciamo, il libro affronta una pluralità di temi, ma dato che appunto, come ha detto giustamente Maurizio Zanardi, la cosa più tediosa delle presentazioni è la lungaggine, se dovessimo dire in una frase qual è il cuore pulsante di questo libro e potremmo dire così la pillola, quello che dobbiamo trattenere da questa lettura, è una tesi, a mio modo di vedere, molto netta e molto forte e che impegna l'autore per numerose pagine. Vale a dire, ogni malattia è malattia mentale. Che cosa vuol dire questo? Che nel dissidio, diciamo, tra medicina che si immagina curi il corpo e psicanalisi che dovrebbe curare che cosa? Anche qui vedremo, la psicanalisi ha a che fare con dei testi e quindi che cosa può curare attraverso la parola e che cosa può toccare del corpo parlante. Bene, se abbiamo questo dualismo tra medicina e psicanalisi, Procaccio propone una risoluzione di questo dissidio assolutamente radicale. Anche il medico che si propone di curare il corpo, in realtà deve farsi carico del testo portato nel suo studio dal paziente. Che
Che cosa vuol dire? Che la malattia non è un mero fatto, come forse qualcuno pretende, ma la malattia è legata intimamente ad un testo. Dottore, così non ce la faccio, così non posso andare avanti, così non va. Procaccio ci ricorda che chiunque voglia curare un essere umano, che è un animale parlante, si deve far carico di un testo, il testo portato nello studio da chi fa ricorso appunto al medico. Quindi non solo allo psicanalista, ma anche al medico. E qui già vediamo una possibile risoluzione di questo dissidio tra psicoanalisi e neuroscienze. Una soluzione che porta Procaccio a estendere il concetto di malattia mentale al di là di quello che solitamente noi consideriamo il suo campo d'applicazione, vale a dire, ripeto, ogni malattia è malattia mentale. Dunque, tanto il neuroscienziato quanto lo psicanalista devono necessariamente passare per un testo. E questo testo, ci mostra Procaccio, può avere, due linee tendenziali. Un testo portato da un paziente può essere tendenzialmente tipico o tendenzialmente unico. Che cosa vuol dire? Ma, il testo tipico o tendenzialmente tipico è un testo che ha dei caratteri di generalità e che dunque può essere in qualche modo inquadrato, per esempio, dal medico, attraverso una diagnosi che riconduca il particolare al generale. Come si tratta un testo tipico? Beh, Procaccio, che appunto ha, questo doppio registro, ci dice, si può azionare una leva materica, cioè possiamo avere a che fare con i rovesci del corpo attraverso, per esempio, delle sostanze, per esempio delle medicine. Ma il testo è sempre tendenzialmente tipico unico. E che vuol dire? Che anche in un testo fortemente tipico, in cui ci sono caratteri di generalità che noi possiamo ricondurre così a categorie predeterminate, c'è un elemento di unicità. Dall'altra parte del testo tendenzialmente tipico c'è il testo tendenzialmente unico, ed è il testo, particolarissimo, il testo che ha a che fare con l'imprevisto e con l'inconscio del corpo che parla. Che cosa si può fare di fronte a un testo unico? Procaccio ci dice si può azionare una leva semiotica, vale a dire lavorare sul testo, lavorare con parole su parole. Ora, questa mia presentazione, così forse un po' rapsodica, era solo per rendere conto della ricchezza dei temi trattati nel volume Il neurone bugiardo. A questo punto, ho il piacere di chiamare a intervenire Manuela Fraire, proprio su questa tematica del corpo. Va bene curare gli umani, ma ricordiamoci che gli umani sono degli animali parlanti, in particolare hanno un corpo. Prego, Manuela. Buonasera. Come sempre, quando io mi preparo su un testo che mi interessa, faccio moltissime ipotesi e poi non riesco mai a utilizzare gli appunti che ho preso, quindi facciamo anche questa volta così. Però prima cosa, due righe di Walter, con cui da anni facciamo un gruppo di studio, di lavoro, quindi ci conosciamo, però in realtà il Walter di questo libro ha fatto una sintesi evidentemente di quello che a me sembrava di conoscere, di quello che lui è, che richiama anche, secondo me, il discorso che si fa fra il sintomo e il testo. Walter scrive: i neuroni non parlano, non sentono e non pensano. Senza la mente linguistica non si danno attività neurologiche. Questo potremmo dire che è sinteticamente l'effetto di linguaggio sul corpo. L'effetto di linguaggio sul corpo non ha niente a che fare, perlomeno per quello che riguarda il mio orientamento con la psicogenesi. Non stiamo in alcun modo dicendo che è per via di un effetto del linguaggio, ma neanche di un effetto del nostro pensiero, che noi produciamo la malattia. Questo è il modo di intendere il sintomo come
qualcosa che noi non siamo riusciti a processare attraverso il processo mentale e che quindi ha preso un'altra strada, che è quella del corpo. Questa è la, come dire, versione classica del sintomo. Io la vedo in tutto un altro modo e mi sembra che questo sia anche ciò che Walter ci propone. Poi naturalmente io in questo momento farò poche considerazioni che sono proprio le mie, non è detto che coincidano completamente con le sue, però mi sembra che il sintomo sia la chiave, perché il sintomo secondo me è qualcosa che si produce nel corpo di qualcuno, anche nel corpo psichico di qualcuno, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, che non torna, e ci deve essere anche qualcun altro che questo sintomo lo guarda, lo vede, no, lo ascolta. Questo è il testo di cui parlavate. Il testo non è quello del paziente che parla del proprio sintomo, il testo è quello che si produce fra ciò che il paziente sta portando a qualcuno e l'ascolto di quel qualcuno. A quel punto finalmente quell'evento diventa un evento abbordabile in qualche modo, altrimenti noi sappiamo che il sintomo poi qui naturalmente sempre tutti diciamo che il sintomo somatico o il sintomo psichico sono quasi intercambiabili. Questo non è del tutto vero, perché ogni sintomo psichico, per quello che riguarda la mia pratica clinica, sotto sotto c'è il dubbio che ci sia il corpo che sta tramando contro qualche cosa. C'è la paura che venga intaccata la macchina della vita, in qualche modo. Quindi il sintomo è sempre una produzione anfibia, partecipa sia della natura somatica che della natura linguistica o diciamo psichica, rappresentazionale dell'apparato, della persona. Quindi il sintomo è ciò che noi sentiamo con il corpo e ciò di cui possiamo parlare. Perché? Perché, e qui non so come è possibile dividere così nettamente, io direi la scoperta freudiana dell'uso della funzione del linguaggio da qualsiasi psichiatria e da qualsiasi medicina. Se ciò che si produce, l'evento patologico, non viene nominato, non viene descritto, non esiste. In questo senso, quando Walter dice che tutti i sintomi e tutte le malattie si possono dire mentali, vuol dire che debbono poter essere in qualche modo dette e comunicate. Un esempio molto semplice. I virus stanno sul pianeta da molto prima che ci siamo tutti. Se fosse capitata questa pandemia in un momento in cui non c'era il microscopio elettronico, noi non avremmo potuto individuare questo virus e avremmo attribuito alla condizione umana, chi religiosamente, chi con un senso destinale, come volete, quello che è accaduto. Nel momento in cui finalmente abbiamo detto Covid-19, abbiamo individuato non solo un nemico, ma abbiamo individuato noi stessi in relazione a, non siamo più solo abitati, siamo in relazione a. Ecco che cosa per me il sintomo significa, ecco perché lo chiamo produzione anfibia. Direi c'è bisogno di ammalarci, non perché c'è una somatizzazione di qualcosa che la mente non ha potuto elaborare. C'è bisogno di ammalarsi e comunque di qualche cosa ci dobbiamo ammalare, perché non è mai possibile tradurre tutta l'enorme attività che ha il nostro corpo, l'attività fisiologica, non quella organica, dentro il linguaggio. Quindi ciò che cade fuori del linguaggio necessariamente in qualche modo sta trovando, cerca una, come dire, un'espressione. Non è la malattia l'espressione, è il fatto che corpo e mente, ammesso che possano essere così definiti, in ogni caso lavorano per il vicendevole sovvertimento tutta la vita. Questo è poi, secondo me, la funzione che c'ha l'inconscio in tutto questo. Non è possibile né mettere pace con un corpo molto sano, con una mente non sana, non esiste, ma neanche il contrario.
neanche una mente molto sana, mettetela la mente di un genio, il cui corpo veramente minaccia questa mente, non può funzionare veramente. Vogliamo fare esempi, vogliamo pensare a Leopardi, vogliamo pensare a Kafka, vogliamo dire che non hanno per niente parlato di qual è l'effetto del linguaggio sul corpo e del corpo sul linguaggio. Quindi in questo senso nessun sincretismo, ma neanche nessuna psicogenesi, bensì questo evento straordinario che è la malattia. Siccome però la malattia è associata alla sofferenza, in qualche modo ci vuole qualcuno che raccolga questa sofferenza, perché chi soffre innanzitutto non sa perché ne soffre. Questo vale enormemente per la malattia somatica, ma noi psicanalisti sappiamo benissimo che vale anche per la sofferenza psichica. In realtà ci rivolgiamo all'altro perché noi sentiamo di non essere responsabili di quello che ci sta accadendo. Perché possiamo mai pensare questo? Ma perché, detto o non detto, l'evento di corpo, che è anche sotterraneo alle malattie cosiddette soltanto psichiche, mette in discussione il fatto che il primo bene e possesso che noi crediamo di avere è il nostro proprio corpo, e che secondo noi è quello che ci può tradire. Come se potesse esistere un corpo per l'Homo sapiens che non è un corpo anche di linguaggio. E soprattutto un corpo che è sempre poco rappresentato dal linguaggio, non abbastanza. In questo senso io parlo di sovvertimento vicendevole del corpo sulla mente e della mente sul corpo, e dell'importanza che questo accada. Però Walter giustamente nel libro dice: sì, ma quando qualcuno ti chiede cosa fare per la sofferenza che porta, che cosa si fa? Io non sono un medico, e è molto importante anche invece, come dire, la postura di medico che ha Walter nel libro, che io reputo una cosa molto importante che arricchisce molto il suo discorso. Questo non vuol dire che tutti dovrebbero essere medici, ma neanche che tutti i medici dovrebbero essere psicoanalisti, questo non lo credo. Credo invece che c'è da chiedersi qual è la funzione di chi ascolta. Beh, secondo me chi ascolta la sofferenza dell'altro temporaneamente fa quella parte dell'io dell'altro che rigetterebbe quella sofferenza. Se per caso il sintomo è solo somatico, la tendenza a liberarsi del corpo che si è ammalato, a odiarlo, a non poterlo sopportare. Mi vengono in mente in questo momento alcune cose che stanno capitando nella vita dei miei pazienti, come è difficile accettare di curare, per esempio con una chemioterapia, un corpo che ti ha tradito in qualche modo. Quindi la difficoltà continua a dire: questo corpo è il mio corpo. No, quel corpo è il corpo di chi mi dice perché funziona o non funziona e cosa ne devo fare. Bene, questa secondo me non è una cattiva delega. Temporaneamente in realtà noi abbiamo due corpi. Uno è quello che consegniamo ed è quello di cui niente sappiamo in realtà, e speriamo che ne sappia qualche cosa l'altro. Però anche del sintomo psichico è un pochino così. Si domanda a qualcuno che è supposto saperne più di noi di quello che ci succede, supposto. Secondo me anche il medico è solo supposto saperlo, forse c'ha mezzi più concreti per verificare se effettivamente il suo sapere ha un effetto o non ha un effetto. Noi psicoanalisti lo abbiamo di meno, come sapete ancora si combatte contro la psicoanalisi, che non sarebbe una scienza perché non è verificabile in laboratorio, ma noi sappiamo benissimo che anche la medicina organica non può mai contare sugli effetti che farà quella cura. Walter fa degli esempi qua, ci sono addirittura, a proposito del discorso molto interessante sui placebo, no? Ci sono placebo che non funzionano, placebo che funzionano, medicine che funzionano in certi casi e non in altri, nello stesso paziente, per lo stesso paziente. Che cosa vuol dire? Che c'è un testo che non è soltanto quello che noi diciamo, ma il testo è una relazione. È la relazione che stabiliamo fra ciò che ci accade
e direi l'altro che rappresenta il mondo nel quale noi viviamo e al quale dobbiamo comunicare che qualcosa ci sta accadendo. Quella cosa può accadere ed essere in qualche modo affrontata soltanto se qualcuno ne riconosce l'esistenza. Cioè, ma perché, scusa, uno che ha il diabete non riconosce qual è l'esistenza del suo sintomo? No, sa soltanto che sta male, non sa assolutamente come nominarlo. La nominazione che gli fornisce il medico serve esattamente a circoscrivere quello, anche se è tremenda la diagnosi, ma la diagnosi è una circoscrizione molto importante di qualcosa che altrimenti dilaga in tutto il nostro essere e non ci fa più riconoscere chi siamo. Mentre se noi dopo una visita medica siamo dei diabetici, non siamo tanto contenti, ma non siamo persi del tutto a noi stessi. Potremmo dire allora che quella è una malattia della relazione e nella relazione? Ecco perché come è possibile dire che c'è una psicogenesi, ovvero qualcosa che è soltanto autogenerata dal soggetto, se non ci fosse una pratica linguistica che permette non solo di comunicare ma di dare forma a ciò che ci sta succedendo, ma forse noi non potremmo parlare della malattia, non sapremmo di che cosa parliamo. A me sembra che di questo Walter ci dà conto attraverso poi un suo modo di scrivere che io veramente suggerisco di frequentare direttamente, perché ha il dono di farsi delle domande e darci delle risposte per il lettore. Lui dice una cosa e poi dice in altre parole si potrebbe dire anche questo, è esattamente ciò che ognuno di noi cerca quando si siede davanti al terapeuta. Ed è, ho capito, si chiama così, ma in altre parole? In altre parole vuol dire si apre un'area che forse in un secondo momento vediamo che quello che io, prelevandolo da alcuni autori che mi stanno a cuore, ho chiamato corpo erotico, ma che adesso mi sembra che non affastellare. Io non so, io mi fermerei qui per il momento, ma se volete fare delle domande forse andiamo meglio. Grazie Manuela, raccoglierei alcuni degli elementi, dei numerosi elementi che hai introdotto e porrei a Walter un po' la questione. Quindi diciamo, questo rapporto tra corpo e linguaggio fondamentalmente, tu lo fotografi benissimo, Walter, nello stesso titolo, che diciamo è veramente un po' un'espressione felice, il neurone bugiardo. Il neurone bugiardo in realtà proviene da un aneddoto che tu riporti all'inizio del libro, in cui appunto un paziente ti chiede: ma tu li curi i neuroni bugiardi? Ecco, guarda, tu li curi i neuroni bugiardi? Un attimo che non ti sentiamo, accendi un attimo il microfono. Anzi, devi accendere. Eccomi qua. Ecco, volevo dire che lo stesso paziente mi diceva sempre, ogni volta che mi incontrava in comunità, mi diceva sempre: Paolo Crepè è meglio di te. Era una specie di mantra con cui mi impattava tutte le volte che mi incontrava. Io un piccolo ringraziamento lo devo fare, nel senso che volevo dire a Maurizio che ho capito bene il privilegio e l'onore di essere nel novero degli autori di Cronobio. Ora mi è chiaro bene, e quindi volevo dire che sono molto grato a te, a Maria Luisa Filippo, insomma a tutte le persone che diciamo mi hanno accolto in questo progetto editoriale napoletano. Questo insomma ci tenevo a dirlo. E poi ovviamente ringrazio Stefano e Manuela che sono, come dire, così vicini emotivamente, affettivamente. Allora, vediamo un po'. Penso di agganciarmi alle cose che sono state dette. Mi hanno detto che su Facebook bisogna essere molto smart e quindi avevo immaginato di raccontare questa storia così. Immaginiamo che arriva una lettera, è come se io fossi stessi in una redazione di un giornale, di un rotocalco di salute, arriva la lettera del signor Carlo Rossi che mi dice: ho gli attacchi di panico, da chi me li devo far curare? Dal neurologo, dallo psichiatra, dallo psicologo, dallo psicoanalista?
Io sono certo che chiunque fa il mio mestiere, ma anche il mestiere di Manuela, l'analista o psichiatra, io sono certo che ha sentito, gli è stato rivolto questa domanda decine di volte. E questa è una domanda molto, molto pop, diciamo così, molto popolare, molto banale, ma è una domanda che è zeppa di filosofia invece. E diciamo così che il volume potrebbe anche essere inteso come un tentativo di rispondere a Carlo Rossi che chiede da chi si deve far curare. Allora, è già stato detto, Stefano ha introdotto questa questione della leva materica e della leva somatica, e perfetto, provo a ridirla così. Per curare un corpo si possono fare due cose: stropicciarlo, toccarlo con gocce, iniezioni, raggi, massaggi, in mille modi, oppure si possono mettere parole e segni, perché anche le parole, è stato citato il placebo, che è un'altra mia vecchia grande passione, anche le parole e i significati cambiano i corpi, come l'effetto placebo oramai ci mostra. E quindi diciamo, corpo e testo covariano in una specie di omeostasi, in una specie di servomeccanismo per cui si cambiano l'uno con l'altro. Possiamo dire che ogni pensiero si scioglie nel corpo e ogni movimento del corpo si trasforma in un pensiero. Io diciamo, amo molto le iperboli, in questo libro ne uso più di qualcuno, mi sento di poter dire che pochi medici più di un dentista sono capaci di cambiare in tempi molto rapidi il pensiero del suo paziente. Quello che magari un analista potrebbe fare in 10 anni di analisi, un dentista riesce a cambiare il testo via corpo, ma questo non è... anche l'analista lo fa via corpo, perché le parole toccano il corpo dell'analista, ma un dentista cambia il corpo cambia i pensieri del paziente in 2 minuti. Ma torniamo alla domanda di Carlo. Solo alla prima parte della psicanalisi, diciamo, non me ne occuperò, cioè Manuela non, sicuramente sei molto più abile lei di me a dirlo. Psichiatra nel senso di psicofarmacologo o neurologo? Allora, questa cosa va risolta, no? Io l'ho risolta con un tentativo, diciamo, grammaticale abbastanza bizzarro, anche abbastanza brutto, devo dire, però ho tentato di sanare una questione. Allora, quindi psicofarmacologo, neurologo, io lo risolvo così. Io chiamo neurologo chiunque manipoli i neuroni. E i neuroni fanno alcune cose. Una cosa è la loro funzione estesica, il sensorio, la capacità di sentire. Hanno una capacità motoria, innervano i muscoli e muovono tutti i muscoli del corpo, innervano i visceri, quindi spremono, rilasciano, attivano, disattivano praticamente tutti i visceri del corpo, e poi hanno una residua funzione trofica, per cui hanno anche una funzione nutritiva dei tessuti, e poi sovrintendono la funzione del parlare e del pensare. Io definisco neurologo a sintomi narrativo comportamentali coloro i quali manipolano i neuroni che sovrintendono al parlare pensare, cioè in buona sostanza al comportarsi. Uno psichiatra riceve una persona, che cosa fa? Ascolta il suo racconto e lo vede. Diciamo, in una conversazione con il mio maestro di farmacologia, che è Michele Raia, Michele Raia mi diceva una cosa che, insomma, io condivido totalmente, che la diagnosi lo psichiatra lo fa assai più con gli occhi che non con le orecchie. E questo poi, per uno psichiatra come me, che ha lavorato per tantissimi anni e continua a lavorare in un ambiente con i disabili, con autistici, con persone con disabilità intellettiva, questo diventa proprio un assunto inderogabile, che si fa diagnosi psichiatrica solo con gli occhi. Addirittura una via privilegiata quella. Addirittura dicevamo che forse uno psichiatra sordo è avvantaggiato rispetto a uno psichiatra che può vedere il suo paziente muoversi e comportarsi. Quindi abbiamo buttato al secchio una parola, buttiamo al secchio psichiatra e psicofarmacologo e prendiamo neurologo a sintomi narrativo comportamentali. Però quando entra in scena la parola, la questione si complica molto. Perché? Perché la parola significa. E significare è un verbo molto snucciolevole, è un verbo molto scivoloso, perché significare significa che una cosa sta per altro, che una cosa allude ad un'altra, allude ad una dualità, l'operazione della significazione. Una parola significa. Il participio presente della parola significare è significante,
Jacques Lacan ha buttato ha proposto di buttare al secchio un'altra parola, un altro termine che è parola, proponendo di sostituirla con la parola, col termine significante, perché è molto più rispettosa di quanto la parola e il parlare siano delle operazioni molto ambigue, molto ambivalenti. Ora intendiamoci, diciamo, la parola bisturi in sala operatoria ha un'ambiguità quasi zero, quasi è un termine da non omettere mai, ha un'ambiguità quasi zero, nel senso che significante e significato si obliterano quasi alla perfezione, e quindi diciamo che la parola bisturi, il significante bisturi in sala operatoria non fa problema. Se entra un paziente e dice la mia vita è nella stanza dello psichiatra, e dice la mia vita è un inferno, non ce la faccio più, questo è il testo, un testo stenografico, la mia vita è un inferno, non ce la faccio più, come potete immaginare le questioni si complicano immensamente. Il testo è molto chiaro, e però bisogna capire che cosa significa questo testo, no? Bisogna capire se è un semplice sfogo o addirittura un modo di dire, o addirittura è un'intenzionalità suicidaria, perché voi capite bene che la differenza diagnostica fra uno sfogo, un modo di dire e un'intenzionalità suicidaria fa la differenza sulle procedure terapeutiche, che sono nell'un caso la prescrizione di una vacanza, nell'altro caso l'istituzione di una dinamica terapeutica complessa, complicata, articolata, con familiari, forse un ricovero, non sappiamo. Il testo resta quello. Cosa distingue uno sfogo da una intenzionalità suicidaria? Un atto ermeneutico, cioè un'interpretazione, cioè rispondere alla domanda che cosa veramente vuole dire questa veramente, che cos'altro dice questa persona. E purtroppo a me non risulta che nelle facoltà di medicina, ma nemmeno tanto nelle specializzazioni di psichiatria, non mi sembra che i medici siano formati a maneggiare atti ermeneutici, atti che hanno a che vedere con l'interpretazione del testo e con la significazione del testo. E questo, diciamo, è molto lancio un monito formativo. Qui bisogna proprio portare la psicoanalisi nelle aule di medicina, la psicoanalisi, la filosofia, la linguistica nelle aule di medicina, e invece prendo atto che nel Sancta Sanctorum, o comunque in molte scuole di psicoanalisi, sono le neuroscienze ad attivare corsi nelle scuole di psicanalisi, ma questo è proprio il contrario di come dovrebbe essere, perché le neuroscienze, diciamo, per loro natura, collegano parola e neurone punto a punto, ipotizzano che il neurone sia sempre sincero, mai bugiardo, che il neurone non, la parola non sia mai significante, ma sia, dica esattamente quello che dice, e questo abbiamo capito che non è. Rispondiamo a Carlo Rossi definitivamente. Caro Carlo Rossi, se tu stai male, non dormi, non mangi, piangi, la tua vita è un disastro, non hai relazioni, non riesci ad andare a lavorare con gli attacchi di panico, sei stato 10 volte al pronto soccorso nell'ultimo mese, è assolutamente suggestivo che tu faccia ricorso alle cure di un neurologo a sintomi narrativo comportamentali, e guardati da uno psicoanalista che ti dice no, guarda, questa è una malattia mentale, me la vedo io, lascia perdere i farmaci. Poi però dobbiamo ricordare a Mario Rossi che gli attacchi di panico sono un evento che fanno parte di un sistema di eventi molto più largo, e che è un sistema molto più complesso, di una malattia molto più complessa, una malattia molto particolare di cui è affetto solo Carlo Rossi, che è il Carlo Rossismo, cioè che è il suo essere se stesso, cioè tentare di capire come Carlo Rossi abita il suo corpo, abita il suo inconscio, abita il dolore. E questo prima o poi Carlo Rossi ci dovrà fare i conti, noi glielo dobbiamo dire a Carlo Rossi che prima o poi ci dovrà fare questi conti. Se poi Carlo Rossi ci dice no, mi dispiace, io farmaci non ne prendo perché sono contrario ai farmaci, abbiamo una buona indicazione sui lussi che si può permettere Carlo Rossi, il quale si può permettere di stare così in grande sofferenza, e si può permettere il lusso di non prendere i farmaci, perché a nessuno fa piacere prendere i farmaci, e probabilmente un bravo psicanalista potrebbe aiutarlo a capire che purtroppo, essendo abitato da un corpo, come diceva Manuela, che è un altro da noi e che fa un po' come gli pare, a un certo punto potrebbe essere che questo corpo bisogna dargli due goccioline di qualcosa per farlo stare un po' più tranquillo. Ecco, questo è un po' lo scenario clinico, neurologico, psicofarmacologico nel quale provo a situarmi. In questa cosa. Stefano.
E io vorrei tornare da Manuela chiedendo appunto, diciamo, psicanalisi e neuroscienze si affaccendano intorno a questo corpo che ci ha detto anche Walter, che tu hai definito un corpo erotico. Magari, ecco, magari ci puoi illustrare che cosa intendi con questo termine. Voce, Manuela. Il microfono, un attimo. Non ti sentiamo. Va bene? Sì. In sala operatoria il significante decade? Hai detto così? Ecco. Allora, dico Walter, ma dico a tutti voi, ma noi veramente vediamo ciò che è sotto i nostri occhi o vediamo solo quello che conferma ciò che noi pensiamo già di sapere? Quindi la vera sorpresa, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista organico, la vera sorpresa che è che quel corpo lì nominato è diverso. Mi viene in mente che c'era un bel lavoro che aveva fatto una filosofa della scienza, Elena Gagliasso, su Vesalio e su che cosa ha significato poter rappresentare il corpo che lui vedeva, perché faceva degli schizzi sull'anatomia. Ma non è che il disegno di Vesalio era più vero del vero o era vero. Era ciò che noi abbiamo potuto rappresentare attraverso l'apparato di linguaggio di cui anche le immagini fanno parte, e che in ogni caso taglia fuori qualcosa. Qualcosa che va contro quella che, e vorrei che Walter ce ne parlasse un attimo, la normatività di Canguilhem. Cioè di fatto l'accordo che si stabilisce fra un certo funzionamento psico-mentale e anche fisico e ciò che ci sembra sia la normalità di quei comportamenti. Questo dice che non esiste assolutamente niente di assolutamente e solo oggettivo, ma che evidentemente c'è un accordo nel legame sociale tra quello che noi crediamo di vedere e quello che siamo autorizzati a vedere, quello che noi guardiamo e quello che effettivamente possiamo vedere. Questo è un punto molto importante, perché anche quando viene chiesto, ma insomma che devo fare? Devo prendere un farmaco o devo andare dallo psicologo per gli attacchi di panico? Ma questo se lo chiede anche lo psicologo, perché non è sicuro di quello che guarda e vede nell'altro, per un motivo che non è l'altro che sta osservando, è quella porzione dell'altro che è in grado di guardare e vedere. Quindi in quel momento io stessa accolgo il sintomo panico in maniere molto diverse all'interno del mio studio, addirittura con lo stesso paziente o addirittura in giorni diversi. Non posso avere nessuna definizione oggettiva del sintomo. Quello che so è che il sintomo parla, mi sta chiedendo di stabilire una relazione, come il sintomo è il frutto del fatto che noi che c'è una doppia vita del corpo, non ce n'è una sola che è quella organica. Però detto questo, si tratta di decifrare tutto questo, e ogni decifrazione purtroppo ha a che fare con un sapere che per fortuna c'è, sia quello medico che quello psicologico e quello psicoanalitico, che tuttavia vengono messi in scacco tutti dal fatto che nessuno di questi saperi riesce ad includere effettivamente l'evento corpo. Quello cade fuori da tutte queste discipline ed è secondo me quello che segnala la presenza dell'inconscio. L'inconscio segnala l'impossibilità di mettere in pensiero tutto ciò che fa di noi un corpo vivente. L'insieme di queste due cose io lo chiamo corpo erotico. Grazie, Manuela. E io riprendo una espressione di Manuela, no?
questa doppia vita del corpo. Il corpo ha una doppia vita. E però mi viene da pensare che quella che si autocomprende come scienza non sarebbe d'accordo. Quella che si autocomprende come scienza dice che c'è un solo corpo e soprattutto pensa di sapere la verità di questo corpo. Chiedo allora a Walter, che tipo di dialogo ci può essere con questa scienza che pretende di possedere la verità del corpo? Microfono. Eccomi. Io devo confessarlo con Stefano, forse pure con Manuela, ce lo siamo detti qualche volta. In questa stagione di Covid, veder vacillare tutte le tonanti verità basate sulle evidenze, veder volare gli stracci, capito, fra universitari a chi ha l'impact factor più lungo, insomma, è triste perché in ballo c'è la salute dell'umanità, però diciamo un po' riabilita gli psicoanalisti, coloro i quali pensano che la storia non finisce alla medicina basata sulle evidenze, ma che espressioni come parole come verità e come cause sono sempre plurali. Sono plurali e possono essere aggettivate. Esistono delle verità che possono essere inefficaci, verità che sono provvisorie, anche verità miserevoli. Esistono verità miserevoli, esistono verità fuorvianti. La verità, lo scienziato deve dire quali sono le condizioni in cui un'espressione è vera, un'evidenza è evidente, perché la stessa, e questa è la normatività di cui parlava Canguilhem, è che quello che è normale è l'uomo che fa la sua normatività, soprattutto quando si parla della propria, quando si parla della propria salute. Quindi diciamo così che tutta questa storia del Covid è un'alzata troppo ghiotta per non fare una piccola schiacciata e non osare, diciamo così, un garbato controattacco a chi ha sempre tacciato la psicoanalisi di essere un po' farlocca, di dire cose che non sono verificabili, insomma, di avere un pessimo rapporto con la verità. È vero, noi, la psicoanalisi ha una verità sempre in prima persona singolare, sono verità che sono vere nella stanza d'analisi, però nella stanza d'analisi noi vediamo tutte le eccedenze della verità e quindi obiettivamente, un po' rivendicata in questa stagione del Covid. Poco prima di iniziare in questa stagione di Covid si è sentito il gruppo degli scienziati, la comunità degli scienziati. In uno degli incontri, prima facciamo riferimento con Maurizio a degli incontri che Bruno Moroncini e Maurizio mi hanno gentilmente concesso prima dell'uscita del libro, ci siamo messi a parlare, diciamo, mi hanno fatto dei garbati cazziatoni, diciamo. Uno sul pensiero di Varela, che non gli è mai troppo piaciuto, mentre invece a me, devo dire, è una cosa che mi fa molto piacere. Ma una cosa che invece ricordo molto è l'avermi fatto notare, sia Maurizio che Bruno, avermi fatto capire chi è uno scienziato. Lo scienziato è una persona che inventa un modello che non è fondato su alcun sistema di riferimento che lo precede. Quindi lo scienziato, tecnicamente, è un inventore. Potremmo dire che lo scienziato è un po' un terrapiattista, cioè qualcuno che deve suturare alcuni elementi della realtà con le congetture. E la congettura è una pura invenzione. Io sono certo che Manuela e tutti gli psicoanalisti che hanno letto Costruzioni in analisi sanno bene che la verità che si produce nella stanza d'analisi è una costruzione a quattro mani, esattamente come lo scienziato ed esattamente come lo psicoanalista. Quando lo scienziato ha confezionato il suo modello che tiene, lo dà in pasto, diciamo così, al medico, il medico il quale alla fine è un umile servo nella vigna del Signore, che deve mettersi a disposizione della gente, del mondo, del popolo, degli altri nella loro vita reale. E la vita reale delle persone significa che alla domanda chi decide se sono malato, io o un medico, la risposta è lo decido io, non lo decide un medico. E su questo io, una frase di Canguilhem, che prima l'ha citato
Manuela, hai una frase di Anguilem che ricito ogni volta che mi trovo, vorrei leggerla, sono proprio tre righe. Sosteniamo che Anguilem è un filosofo che nel 66 è uscito questo volume che si intitola Il normale e il patologico, era la Sorbona di Parigi, e questo era il normale e il patologico e l'evoluzione della sua tesi di dottorato. Sosteniamo che la vita di un vivente, fosse anche una beba, non riconosce le categorie di salute e di malattia se non sul piano dell'esperienza, che è prova innanzitutto nel senso affettivo del termine, e non sul piano della scienza. La scienza spiega l'esperienza, ma non per questo lo annulla. E dunque innanzitutto perché gli uomini si sentono malati che vi è una medicina, e solo secondariamente per il fatto che vi è una medicina che gli uomini sanno in che cosa essi sono malati. Quindi a decidere cosa è malato e cosa no lo decide il paziente. C'è uno statement dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che suona così: no health without mental health. Diciamo, la lettura di questo statement è stata sempre data una lettura che io trovo abbastanza banale e che non c'entra alcun bersaglio, e cioè dire: se non stai tranquillo, prima o poi ti ammali. E cioè, il senso, mi sembrava che la lettura, diciamo, mainstream di questo statement dell'Organizzazione Mondiale della Sanità era questo. Invece io penso, richiamando quello che aveva detto prima Stefano, che il problema è che la salute o è mentale o non è. E quindi tutte le malattie sono mentali. D'altronde io non conosco un dolore che non sia mentale, sia un dolore di un osso rotto, di un dente che cade, o degli attacchi di panico, del diabete, come con tutte le malattie a cui avete fatto riferimento. Io di questi dolori non esito a chiamarli mentali. Dopodiché, che dici, Manuela? Sì. Walter, mentali, d'accordo. Facciamo un passo indietro. Com'è che il linguaggio arriva al bambino? Com'è che ognuno di noi in qualche modo si fa una rappresentazione del proprio corpo? Attraverso l'io di un altro, vogliamo dire l'io materno. C'è qualcuno che fornisce attraverso il proprio discorso una prima propria rappresentazione di quello che immagina stia capitando al corpo dell'altro, che è quello del bambino. Quindi già cominciamo con il dire che sin dall'inizio il linguaggio arriva a noi come una pratica relazionale. Non è possibile nessuna vera autoreferenzialità, comunque ci riferiamo a quel primo significato che è stato impresso al nostro sentire sensoriale da chi ha messo insieme con la sua funzione anticipatrice, attraverso le cure che si fanno al bambino, al neonato, un senso a quello che stava succedendo. Se fa questo, vuol dire quella cosa. Il corpo del bambino fa semplicemente quella cosa, accade quella cosa. Quando un accadimento viene pensato con una causalità, in qualche modo, questo non vuol dire che quella è la genesi di quell'accadimento, che l'io è sempre uno storico in cerca di senso, quindi che la causalità non è la psicosomatica che vuole mettere una pietra tombale su un'altra causalità, che è quella psichica, che è quella che ci permette a terapeuti e pazienti di inventare un senso all'incontro attraverso il sintomo, proprio inventarlo letteralmente, dato che nessuno di noi ha una definitiva risposta, ma non perché non c'è un farmaco sufficiente o non c'è una psicoanalisi abbastanza buona, perché nel continuo disfarsi del senso che il sintomo ci dice che c'è un senso che si è disfatto e che sta cercando un altro senso, e quello è il punto. Sì, anche il sintomo somatico sta cercando un senso, che però noi abbiamo acquisito attraverso il discorso di un altro, quando noi il discorso non ce l'avevamo. È questo che viene riattivato nella relazione terapeutica, la riattivazione di questo contatto fra la parola dell'uno e il corpo dell'altro è quello che io dico l'attivazione di un corpo erotico. E questo corpo erotico non è solo del paziente e non è solo del terapeuta, è il corpo erotico di quella relazione. Vuol dire che viene attivato, come dire, in qualche modo
l'eccitazione che viene esattamente dal contatto dell'uno con l'altro. Se questo non accade, secondo me non c'è possibilità di curare, non c'è farmaco che tenga. Walter, tu hai scritto cose importanti sulla somministrazione. Si sa che lo stesso farmaco somministrato in un modo, somministrato in un altro, fa un effetto diverso. Naturalmente io lo sento intorno a me immediatamente, che mi dice sì, vabbè, ci siamo visti, che vorresti dire che il modo di somministrare la chemio ha un effetto invece che un altro, sì. Sì. Ma perché posso dire che c'ha un effetto invece che un altro? Perché abbiamo trovato anche la chemio. Sì, dobbiamo fare i conti con l'infinita modificazione che diamo a ciò che crediamo di vedere guardando. E questo è il punto. Fra guardare e vedere c'è una grande differenza, e per fortuna noi non vediamo tutto ciò che guardiamo. Non credo che potremmo reggere al colpo di, per esempio, di vedere perfettamente come ogni giorno sta portando via una parte delle nostre energie e capacità somatiche, per esempio. Proprio l'oblio è un dono degli dèi. Per carità. Però Walter, era questo che mi interessava, perché uno dice corpo erotico, ma che cosa vuol dire? Il corpo erotico è quello che per primo si attivò sotto le cure e il discorso della madre o di chi per lei. È un corpo che ha senso oltre la sua vita organica e biologica. Il corpo erotico è quello che per primo tenta di emanciparsi un pochino dalla pura vita biologica, senza la quale non esiste. Quindi naturalmente non mi verrebbe mai in mente di pensare se lo sa fare a me. Questo per me è la sostanza di quello che io ho preso dal tuo discorso. Sì, mi piace. Prima di dare però appunto la parola a Walter per una risposta, aprirei un po', diciamo, alle eventuali domande dei presenti, così raccogliamo un po' di questioni e poi Walter si può... Così. Prendo una cosa e... Se ci sono osservazioni, commenti oppure domande. Se non ci sono, ti ridò la parola, così diciamo puoi rispondere a Manuela. La psicanalisi per me è frequentare questa questa narrazione mi fa da sostegno a tutto ciò che il medico vede eccedere nella sua pratica. Quando Manuela prima diceva esiste la chemioterapia che può essere data in un modo e la chemioterapia che può essere data in un altro modo, diciamocelo, cioè qualsiasi medico sa che nell'avvenuto incontro fra un curante e un curato si giocano delle questioni molto potenti. Nell'ultimo capitolo del libro io provo un po' a ricapitolarle, tutte le dinamiche che possono intercorrere fra medico e paziente, quindi quanto nell'eccedenza di senso che accompagna la prescrizione di un antibiotico, di una chemioterapia o di uno psicofarmaco, di un antidiabetico, quanto questo invece è... si giocano delle parti, si aprono dei tavoli incredibili, si aprono dei tavoli incredibili sia nel senso positivo che nel senso negativo. E questo, insomma, ognuno di noi ha un'aneddotica sicuramente molto vasta e andrebbe un po' sistematizzata questa aneddotica e andrebbe proprio detta. Io adesso non è che voglio fare il polemico troppo, però appunto questo mi conferma sempre di più. C'è un lack formativo in ambito medico va sanato, e cioè che la dinamica, questa dinamica, che è una dinamica molto antica e che ci ha descritto molto bene Manuela, e cioè che il discorso dell'altro ha
un potere enorme nel modificare il destino della relazione terapeutica clinica, di clinica ortopedica, di odontoiatria, di quello che vi pare. Questa cosa qui, gli ortopedici, gli odontoiatri, i diabetologi, la devono sapere di quanti strumenti hanno e dei danni che possono fare anche solo rispondendo male, dicendo semplicemente qui il medico sono io la mattina e la sera non ho la sfera di cristallo, no? Che sono i due grandi mantra dell'arroganza medica. Non ho la sfera di cristallo e qui il medico sono io. Non so, quindi io insomma condivido molto, poi sentire Emanuele a me fa sempre, proprio mi suscita un sacco di pensieri, di cose, però insomma non vorrei saturare troppo lo spazio, adesso non so se sono arrivate nel frattempo qualche... Chiediamo se ci sono domande, se ci sono fatele pure, abbiamo qualche minuto ancora, ma se invece non ci sono domande vorrei leggere un breve estratto del libro di Walter. Prima di salutarci, scrive Walter, verso la fine del libro, quindi diciamo sta tirando un po' le conclusioni. A che pagina stai? Pagina 163. Noi sosteniamo che la totalità che unifica benevolmente mente e corpo non esiste e che il corpo è davvero proprio tutto. Purtroppo, però, il corpo parla e si sdoppia. Pertanto il clinico ortopedico aggiusti l'osso meglio che può, ma non dimentichi che l'unico obiettivo di ogni cura è il testo affettivo del paziente. Non è un obiettivo accessorio, è l'unico. Bene, grazie a tutti. Walter Procaccio, Il Neurone Bugiardo, ringraziamo Manuela Fraire, ringraziamo l'autore Walter Procaccio, la casa editrice Cronopio, tutti i partecipanti. E vi auguro buona serata. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci.